Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo fatto la conferenza stampa. Rapida, scusate, ovviamente, in questi giorni diciamo, la situazione è in forte evoluzione. Prima relazione, intanto vi aggiorneremo giustamente alla prima comunicazione sulla situazione attuale in Friuli Giulia e l'evolversi del virus nella nostra regione, soprattutto ovviamente nel Trentino. Dall'altro lato è chiaro che dopo quanto accaduto ieri pomeriggio, per il primo caso, prima il caso di Gorizia, oggettivamente è isolato, si è isolato rispetto agli altri quattro, perché quello di Gorizia, come sapete, è una persona di 50 anni che ha diciamo, contratto il virus a Treviso, non sarà di Treviso, mentre le altre quattro persone tutte sono ricollegabili a una persona dopo risultata positiva in Piemonte che era venuta nella nostra regione. Tutto questo comincia da ieri, dove abbiamo avuto la prima conferma di polizia alle ore 20, la conferma di polizia alle ore 20, e alle 2 di questa notte abbiamo avuto la conferma positiva degli altri 4 casi. Soprattutto in relazione a questi altri 4 casi, e in un confronto che abbiamo già fatto con le personalità di carattere, personalità scientifiche, con il Ministero e con l'Istituto della Sanità, abbiamo proposto di inserire nell'UDPCM, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la chiusura di università e scuole. Chiusura di scuole intendiamo la chiusura dei servizi, la sospensione del servizio, non la chiusura dell'edificio, chiaramente. Questo perché? Per due ragioni. Uno, perché i casi, i quattro casi, diciamo quindi quelli tre di Udine e quello di Trieste, nascono all'interno dell'università per una lezione tenuta non con un ragazzo, ma con altri docenti, da parte di una persona risultata positiva dopo tornata in Piemonte. In secondo luogo, perché l'università crea tanta mobilità, e c'è tanta mobilità infraregionale. Per quanto riguarda le scuole, confrontandoci con gli esperti, è chiaro che all'interno delle scuole è il luogo dove maggiormente c'è la possibilità in generale di diffondere il virus, per i piccoli che sono più sicuri dal punto di vista personale, ma è chiaro che dopo non vorremmo avere un rischio di diffusione all'esterno e quindi in contatto con adulti, con persone anziane. Perché fare un'altra settimana? Ci dicono che le misure prese durante la scorsa settimana in relazione ai nuovi casi, noi gli effetti li vediamo circa 7-10 giorni dopo. Quindi le due settimane sono un parametro buono per verificare gli effetti della misura stessa. Cosa che ieri non richiamavamo in speciale, visto che quei casi non c'erano stati. Purtroppo nella serata di ieri i casi si sono presentati e quindi nelle situazioni più delicate, ovvero università e scuole, la nostra proposta è di utilizzare il principio di cautela, di massima cautela in un momento come questo. Quindi adesso noi abbiamo inoltrato la nostra proposta al governo, che sta scrivendo il DPCM insieme al Comitato Tecnico Scientifico, e su questo ovviamente ci aspettiamo una risposta, cioè vogliamo in tempi brevi anche ovviamente per quelle la comunità possa organizzarsi. Io lascerei la parola a Riccardo per un attimo del cursus, quanto è venuto dalle situazioni attuali per un cellulare. Sono i dati che questa mattina abbiamo presentato al comitato operativo. Attualmente i tamponi alla giornata di ieri sono 215, 5 dei quali sono risultati positivi. Il Presidente ha già spiegato nel dettaglio. I test positivi sono venuti per il primo caso di Gorizia alle 20 e per gli altri 4 alle 2 del mattino. È evidente che questa scena cambia
quadro della situazione, quindi c'è 5 casi positivi e 5 i casi che stiamo ancora monitorando. Sono 68 le persone in continuazione, cioè stanno facendo l'isolamento. E di questi casi, il primo caso di Galizia si è presentato come sintomatico, anche se le informazioni di oggi ci dicono che sta meglio. Gli altri tre sono altre 4 persone, 3 a Udine e una a Trieste. I 3 a Udine sono asintomatici, quello di Trieste invece è sintomatico. Naturalmente adesso stiamo, i servizi della prevenzione stanno calcolando ovviamente la filiera di coloro che hanno avuto dei rapporti con queste persone. Ricordo che questi 4 casi si riferiscono ad un evento che si è tenuto in una delle sale della Università di Udine, che è tra l'altro di quella ragione che ha spinto il Presidente a chiedere al governo questa versione di cambio di rotta sostanzialmente rispetto a quello che ieri non conosceva. Quindi è evidente che adesso i servizi di prevenzione stanno ricostruendo tutti i casi che potrebbero essere in qualche modo collegati a questa situazione. Quindi quello era stato un incontro tra docenti, no? Sì, tra docenti. Non era una lezione, era un docente che è venuto qui, che ha alloggiato in un albergo di Udine, sul quale è stata fatta la verifica anche con il personale con il quale avevo fatto l'incontro e avvicinato con questi 4 docenti, ha provocato il caso positivo. Naturalmente in questa occasione non c'erano più persone, quindi si sta ricostruendo tutto l'aspetto legato a questa rete. Mentre per quanto riguarda la persona di Gorizia, stiamo anche lì facendo le verifiche rispetto a quelle che sono le persone che sono state, che hanno avuto un rapporto con le persone. Alcuni casi sono già negativi, gli altri sono in attesa di una risposta. Quindi questo mi pare che sia il quadro della situazione. Già nel pomeriggio a Palmanova avremo un ulteriore incontro con gli epidemiologi che stanno gestendo tutte queste cose per organizzarsi, perché è evidente che questo quadro cambia un po' le condizioni rispetto al fatto che quando non si presentava più carica. Quindi questa è la situazione che naturalmente oggi non è ora. Abbiamo sempre detto l'attivazione dei servizi, sia del servizio sanitario che della protezione civile, indipendentemente dalla modifica dell'ordinanza, sarebbero state attive e come tali proseguono nella loro attività. Vuoi aggiungere qualcosa? No. E Paolo? Allora, se c'è qualche domanda, sì, siamo a disposizione. Solo una precisazione ancora sui 4 casi positivi. Quindi si tratta di 4 docenti universitari, 3 a Udine maschi, una docente donna a Trieste, giusto? E nel caso ci potete dire appunto fare un po' l'identikit, insomma, di queste persone? Stiamo parlando di dati ovviamente riservati rispetto alle persone, insomma. L'età, sì. Quindi vi confermo che sono 4. E la docente è l'unica sintomatica. Sintomatica, i 3 non sono asintomatici. Sono tutti domiciliari comunque, perché non richiedono assistenza ospedaliera. Quindi vuol dire che le condizioni di salute sono buone. Sono buone. Anche in questi casi le procedure sono di rilevamento sono avvenute solo tramite 112 senza passaggi in ospedale? Allora, il primo caso ha seguito la procedura che dimostra come il sistema sta funzionando bene. Cioè, questa persona è andata a Treviso, è ritornata a casa, aveva ovviamente sintomi legati a questa situazione, ha chiamato il 112, il 112 ha risposto e ha risposto con il rinforzo dell'infermiere che ha capito che poteva esserci un caso del genere. Questa chiamata è stata trasferita alle malattie infettive a Cattinara, che dalla malattia infettiva hanno capito che poteva essere sostanzialmente un caso da monitorare. Sono andati a casa della persona, hanno fatto un tampone isolando la casa, hanno costruito le relazioni più strette che la persona aveva e il tampone ha dato un esito positivo alle 20 di ieri. Quando è partita la chiamata, si può sapere,
No, beh, se è tarda mattinata o... partita. Allora per noi valgono le date di conferma dei tessuti. La procedura ha funzionato ovviamente correttamente e l'ufficialità della soluzione che dichiara questa condizione è alle 20 di ieri sera, quindi 4 ore dopo la conferenza stampa delle 16. Mentre per quanto riguarda il caso dell'università, è un caso che si riferisce a quello che è avvenuto in Piemonte, cioè in Piemonte a un certo punto c'è stata la dichiarazione di un caso positivo. Quel caso positivo indagato dai servizi della Regione Piemonte, nella ricostruzione dei passaggi di questa persona nei giorni scorsi era venuta 2 giorni in Friuli. I servizi della sanitaria della Piemonte hanno chiamato i nostri, li hanno informati e i nostri sono partiti dal punto nel quale questa persona aveva alloggiato, hanno ricostruito i passaggi delle persone con le quali lui aveva avuto dei contatti e quindi siamo risaliti a quelle condizioni. Sono andati, si è andato a fare il tampone ha generato questa conferma che è avvenuta alle 2 di questa notte. Sono stati fatti dei test anche al personale del Ghiero nell'utente della sì, sì. E gli esiti sono stati negativi. Sì, tengo a precisare che stiamo ricostruendo tutta la catena di contatti, come diceva il vicepresidente Riccardi. Quindi stiamo cercando ovviamente di mettere in sicurezza tutta la filiera affinché non possa propagandarsi il contagio. È chiaro che in questo momento le misure che chiediamo al governo sono proprio di carattere preventivo, vista la situazione che si è venuta a creare in Friuli Venezia Giulia, su 2 aspetti, ribadisco, università e scuola, e quelli che ci indicano come più delicati. E quindi su questo abbiamo optato come soluzione da proporre al governo, perché ribadisco, noi siamo adesso in regime di DPCM, quindi una scelta del governo con cui ovviamente c'è una collaborazione costante e dalle regioni arrivano le proposte, e la nostra proposta è questa: non siamo più in regime di ordinanza firmata dal presidente della regione che si chiama tutti, cioè io non posso autonomamente fare un'ordinanza, perché il caso sarebbe, come già avvenuto in Italia, che qualcuno la impugni, che il governo la impugni e nel giro di 12 ore non è più esecutiva e quindi non serve a nulla. Adesso perché ne sentiamo tutti i colori, fate o non fate, noi dobbiamo esserci muovere in modo collaborativo con tutti e tutti, e da tutti chiedo questa collaborazione, perché è inutile pensare di fare i fenomeni in un momento come questo. Adesso bisogna tenere i piedi ben piantati per terra, fare le proposte che si ritengono utili esattamente come stiamo facendo dal Friuli Venezia Giulia e operare al meglio per tutelare sicurezza, salute e devo dire anche situazione sociale ed economica del nostro territorio. E in questa direzione noi ci stiamo muovendo con la massima cautela, ribadisco, rispetto a anche delle urgenze e delle scelte che devono essere compiute in urgenza, perché è una situazione che si evolve e non siamo in una normale prassi di decisione amministrativa, siamo in una situazione, in uno stato di emergenza nazionale, e su questo ovviamente decisioni, abbiano pazienza tutti, ma possono essere modificate, aggiustate o migliorate rispetto alla situazione che andiamo a vedere in quel momento, perché come avviene non in tutta Italia, ma in tutta Europa in questo momento, se non in tutto il mondo. Vedete i casi che stanno avvenendo nelle altre aree europee, dove in Francia mi sembra che i numeri si stiano moltiplicando di ora in ora, in Germania anche casi mi sembra in strutture scolastiche proprio che hanno visto la chiusura di plessi e messi in quarantena degli stessi plessi, quindi è chiaro che è una situazione in evoluzione. Siamo più che ovviamente capiamo benissimo i disagi, però in un momento d'emergenza purtroppo i disagi ci sono. Noi, perché i disagi delle volte sono conseguenti a delle misure che servono a garantire al meglio possibile la sicurezza dei cittadini, nel limite ovviamente di quello che possiamo fare, come ribadiamo dall'inizio, nessuno può pensare di barricarsi al 100%, però dobbiamo cercare di abbassare il rischio il più possibile, contemplando ovviamente tutte le esigenze economiche e tutto quello che c'è, ovviamente, quindi noi all'interno di questa scelta cerchiamo di portare avanti le proposte da presentare al governo, che dopo prende le scelte definitive insieme al comitato tecnico scientifico, che è quello che avvalora queste scelte. Per questo noi abbiamo comunicato anche al comitato tecnico scientifico la nostra proposta, perché noi pensiamo che dobbiamo muoverci insieme alla scienza, non ovviamente con
decisioni strampalate. Prego. Io avevo due domande. Uno, quando mi aspettate una risposta da parte del governo, e la seconda cosa è se ci sono altre richieste che possono riguardare sempre la salute dei ragazzi, come può essere la limitazione delle attività sportive. L'altra settimana è stato forse più semplice perché c'era la settimana di carnevale. Questa settimana per tutelare sono state fatte altre proposte o saranno fatte nelle prossime ore altre proposte? No, no, allora noi rimaniamo scuole e università. È chiaro però che le indicazioni di buoni comportamenti che emergono anche dalla bozza del PCM sono fondamentali. Che vuol dire, per esempio, cercare di rispettare le distanze, diciamo, che è quello che prevede l'Istituto Superiore della Sanità, nei limiti del possibile ovviamente, ma le distanze e quindi non avere stretti contatti tra persone, soprattutto da chi magari ha sintomi influenzali o parainfluenzali. Cercare di lavarsi le mani, spesso. Non portare le mani agli occhi e alla bocca, d'altro sono le prassi fondamentali perché aiutano, sembrano banalità, ma aiutano moltissimo a non diffondere il virus. Quindi quelle sono le indicazioni importanti quando si va soprattutto in luoghi pubblici, mantenere le distanze, cercare di mantenere, di evitare sovraffollamenti, sono indicazioni che vengono dal DPCM, non da noi, concordato con il Comitato Tecnico Scientifico. Quando vi aspettavate la risposta? Noi io penso nel giro di qualche ora, adesso non riesco a dare un termine specifico, ci stanno lavorando in questo momento, ovviamente rispetto alle diverse proposte arrivate dalle regioni, e quindi nel giro penso di qualche ora avremo una risposta definitiva. Scusa. Sto richiamando, fammi un attimo. Si va No, no, questo è un collega governatore. Si va verso il contenimento delle visite negli ospedali, l'ospedale di Cattinara, il DPCM tra le buone prassi invita ovviamente a un utilizzo delle visite sia per quanto riguarda le strutture protette che per quanto riguarda anche le strutture ospedaliere. Si applicherà un modello abbastanza rigoroso nelle visite che in questo momento dobbiamo in qualche modo comunque garantire, ma con una prassi che ha a che fare con un comportamento che deve tenere conto delle regole in modo abbastanza stringente. Ci potete confermare che tra i quattro contagiati, quelli nuovi rispetto a quello di Gorizia, non ci sono casi a rischio, intendo pazienti particolarmente anziani con altre patologie? L'azienda funziona con l'anzianità. Comunque, non sono persone che possiamo definire anziane, e ripeto, però vale sia che sono a casa. Sono a casa e quindi non hanno bisogno di misure di natura intensiva. Ragionate ora per ora o siete fatti l'idea se questa chiusura cerca di aver fatta una nostra nella prevenzionale che si sa a questa volta di quanti casi si svilupperanno nei prossimi giorni? Noi diciamo, come dicevo prima, la seconda settimana e con l'emersione dei casi di questo fine settimana è utile proprio per vedere l'effetto delle misure stesse, perché le misure che abbiamo messo in campo la scorsa settimana, noi oggi stiamo vedendo gli effetti della settimana precedente, quindi è utile non semplicemente, perché è chiaro che dopo magari quell'evolversi del virus tu hai la persona che si infetta martedì e che ha da quel momento partono i 14 giorni, ma noi queste misure non è che le prendiamo sul monitoraggio del caso singolo, ma per vedere come funzionano le misure, se si sono riuscite a limitare e quindi dopo riuscire a comportarsi in situazione. È chiaro che questo deve andare di pari passo con la sicurezza dal punto di vista della salute e non è detto che sempre la normalizzazione e la sicurezza vanno di pari passo, quindi stiamo cercando di contemplare queste due esigenze nelle proposte che portiamo avanti. È chiaro però che se ci segnalano che la parte in questo momento, soprattutto appunto perché non abbiamo una risposta e visto i casi avvenuti all'interno dell'università in questo periodo, è cautelativo che università e scuole siano chiuse, perché appunto sono rispetto a quelle motivazioni che vi ho detto all'inizio della conferenza stampa. Consiglio regionale confermato?
Consiglio regionale confermato. Anche perché dovete dare come tutti i lavoratori, così i consiglieri regionali. Sono scuole e università. Scuole e università. Tutti gli altri eventi, musei aperti. Rimangono così, con sempre quelle precauzioni di cui diciamo. Perché le precauzioni, sì, come dal PCM, cioè. Il governo ha deciso per le regioni che non sono Lombardia, Veneto e Emilia Romagna di portare avanti queste attività. È chiaro però che queste attività è sempre da rispettare le prassi comportamentali di cui abbiamo spiegato prima. Sono un dettaglio numerico, proprio la sala più rumorosa della regione, cinque sono i casi positivi, ci sono altri cinque che sono monitorati? Ci sono cinque regioni su tempo. Okay. E dove sono questi 5? Sono quelle conseguenze ovviamente di questo. Quindi tra queste... Però tenete conto che noi in questa settimana quotidianamente abbiamo fatto decine di test. Quindi noi comunichiamo ovviamente il caso positivo. Perché ne avremmo fatto, come vi diceva l'assessore Riccardi, vicepresidente Riccardi, abbiamo fatto 215, capirete quindi che quello che ci preoccupa non è il tampone effettuato, è il tampone positivo, perché il tampone effettuato ormai è una quotidianità. Ieri eravamo a 189, oggi siamo a 215, quindi vuol dire che negli oggi sono stati fatti 26 tamponi. Che sono presumibilmente collegati ai 5 casi. No, tanti sono anche negativi poi dopo. Sì, sì. Sì, no, comunque c'è stata il tampone. Ovviamente c'è il tempo di processo del tampone, c'è la seconda verifica del tampone. Noi alla seconda verifica abbiamo diciamo, neanche la certezza assoluta, ma molto probabile, quasi assoluta, che sia positivo. Però sono due tamponi. Dopodiché viene mandato la Spallanzani, che danno diciamo, l'avvaloramento definitivo. Però due tamponi dobbiamo farli per avere la certezza che sia, o la quasi certezza che sia positivo. E ovviamente quando abbiamo quello possiamo avere diciamo, cognizione di causa di positivo e di negativo. Se avete comunicato con le persone, siccome sono cinque, se avete avuto modo di parlarci, No, c'era stata una telefonata. Erano i servizi della protezione. No, pensavo che era una telefonata. Le attività dei servizi della protezione che si occupano di questa cosa. Siccome questa notizia... Io ad oggi ho parlato soltanto del portale di Colo che è un altro caso. Ah, cosa l'ha detto? Anche per evitare di generare panico magari gente che scappa le vecchie per il soccorso, le persone che sono entrate a contatto con quelle persone contagiate saranno contattate da voi. Come è avvenuto per il caso di Gorizia, così sta avvenendo per quelli di Udine e Trieste, sono tutte contattate da noi, sono seguite dal servizio prevenzione e vengono messe in quarantena anche, ovviamente quelle più strette, anche i casi negativi. Noi per sicurezza le persone a contatto più stretto, ovviamente, non uno che ha visto per strada camminando, ma quelli che hanno avuto per più tempo rapporto più stretto vengono messe in quarantena, anche se fossero negativi, per garantire ovviamente maggiormente la sicurezza. Di quante persone parliamo se sono messe in quarantena nel 45? No, in questi 5 non so dire io che... Ad oggi le persone messe in quarantena in contumacia, giusto? Sono 68 in tutta la regione. Noi contumacia 38, scusatemi. No. Oggi sono 38, erano 38. Ieri erano 38, per capirsi il fenomeno che è caduto. Quindi stiamo cercando ovviamente di stringere il più possibile le maglie per garantire maggiormente la sicurezza. Persone, per capirci, vuol dire che sono negative, però per sicurezza li teniamo in quarantena. Quindi abbiamo avuto un aumento di 30 in un giorno che li abbiamo messi. Dico, il decreto direbbe già che, cioè dice già che le elezioni sono sospese. No, solo per Veneto, Firenze, Giulia e Lombardia. Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Ok, quindi bisogna aspettare l'ok, ma insomma... Sì, adesso vediamo le procedure migliori, ovviamente insieme al governo. Per noi immagino che non saremo gli unici delle regioni confinanti. Se non ci sono altre domande vi ringrazio.